Diego Rivera nasce a Guanajuato l'8 dicembre del 1886 e già a partire da quando aveva 14 anni iniziò a prendere lezioni notturne nell'Accademia di San Carlos a Città del Messico, in cui conobbe il noto paesaggista José María Velasco. Nel 1905 ricevette una borsa di studio il ministro dell'educazione, che gli permise di recarsi in Spagna e di entrare nella scuola di Eduardo Chicharro, situata a Madrid. Dal 1910 espone le sue opere al Salon de Independant a Parigi. È rientrato in Messico e espone all'Accademia San Carlos e vede la rivoluzione messicana. Da allora e fino alla metà del 1916 visse tra Messico, Spagna e Italia, frequentando intellettuali artisti come Alfonso Reyes, Pablo Picasso, Ramón Incan e Amedeo Modigliani. Durante la sua permanenza in Francia e in Spagna, Rivera conosce e frequenta Juan Cris ed è così che si avvicina al cubismo, ai fauve e al futurismo, esponendo nel 1913 al Salon d'Automne le prime opere cubiste. Nel 1913 e nel 1918 a Parigi l'artista messicano produsse un gran numero di dipinti, molti dei quali sono ancora considerati opere centrali della sua pittura, grandi esempi dell'avanguardia, controversi per il loro linguaggio, per gli elementi che vennero inclusi e per le storie che li circondarono. Una di queste storie riguarda anche una delle opere principali del periodo cubista, ovvero Paesaggio Zapatista. Infatti, nella parte posteriore del quadro si trova La Donna al Pozzo, un dipinto cubo futurista che venne successivamente coperto dall'artista con uno strato di vernice viola, per poi essere riscoperto solo nel 1972. Nel 1922 si iscrisse al Partito Comunista Messicano e sempre nello stesso anno dipinse il suo primo murales su un edificio pubblico di Città del Messico. L'opera, che venne chiamata La Creación, venne eseguita su una parete dell'anfiteatro Bolivar della Scuola Nazionale di Città del Messico. Questo lavoro sarà l'inizio della sperimentazione dell'uso di colori vivi e uno stile molto semplificato da parte di Rivera. Nel 1929 sposò la pittrice Frida Kahlo ed in seguito ad aspre critiche del mondo accademico messicano per la sua appartenenza al Partito Comunista, si trasferisce negli Stati Uniti, dove realizza in California la Allegoria de California, dipinta sul legno al Pacific Stock Exchange di San Francisco. Solamente un anno dopo, la Elaboración de un Fresco, originariamente dipinta alla School of Fine Arts in California. Una questione importante da tenere presente quando si esaminano le opere di Diego Rivera è il valore sociale dei suoi soggetti raffigurati. Infatti sono spesso persone umili che svolgono le loro attività quotidiane. Alcune opere si focalizzano così sulle vicende dei peones, i cosiddetti lavoratori fuori città, il suo popolo e la loro schiavitù. Altre invece sul rappresentare antiche civiltà messicane, come quella azteca e zapoteca, avvalendosi di uno stile descrittivo folcloristico, coniugando il vecchio e il nuovo, il moderno e l'antico, con personaggi dei tratti scuri, severi, che vanno a formare gruppi compatti di forme, di volumi e di colore. Nei quattro anni seguenti al 1930 realizzò numerose opere anche negli Stati Uniti, in cui le sue tematiche comuniste provocarono molte polemiche sulla stampa. Ciò accadde in particolare con un murale del Rockefeller Center di New York. L'edificio rappresentava uno degli emblemi più importanti del capitalismo. In questa occasione Diego Rivera iniziò il murale denominato El Hombre en Cruz de Caminos, poi diventato l'uomo controllore dell'universo. Ma quando incluse un ritratto di Lenin, le critiche non tardarono ad arrivare. Rockefeller vide il ritratto come un insulto personale ed ordinò di distruggere immediatamente l'intero murale. A causa dello scandalo non si ebbero notizie di lui per all'incirca 10 anni e solo nel 1950 illustrò il Canto Generale, ispirato dall'opera del poeta Pablo Neruda. L'artista messicano dedicò gli ultimi anni della sua vita a far conoscere il lavoro di sua moglie. Pieno d'ammirazione, infatti, ribadiva: